Direttore Squillante, partiamo dall'iniziativa di questa mattina. Ha inizio la campagna di prevenzione per gli screening oncologici dell'ASL Salerno. Sì, un momento importante, come dire, noi nella programmazione 2014-2015 abbiamo la necessità appunto di far partire questo screening per coinvolgere le donne e gli uomini che devono prevenire appunto il tumore. Ovviamente è un momento molto delicato perché bisogna sensibilizzare le persone, cercare appunto di fargli capire che quando arriva questo invito da parte dell'ASL gli può salvare la vita e quindi devono assolutamente partecipare a queste attività. Avendo noi organizzato, credo, abbastanza bene tutta una rete per cercare appunto di fornirgli la migliore prestazione possibile. Sta cercando un'intesa con la parte anche privata che opera nell'ambito dei servizi sanitari. In questo momento l'ASL, diciamo, sta attraversando un periodo abbastanza delicato. Beh sì, un periodo delicato però molto favorevole perché abbiamo, come dire, attivato una serie di azioni di miglioramento delle prestazioni, i conti ormai sono in ordine, credo che stiamo iniziando a dare anche delle importanti risposte sanitarie, il che sicuramente è un indicatore importante. Ci rendiamo conto di quello che possiamo fare e quindi quando è possibile nel rispetto appunto della legge chiediamo il coinvolgimento anche delle strutture private che sono dei partner a tutti gli effetti nell'ambito del sistema sanitario nazionale e che non devono essere considerate come un elemento negativo, tanto una vita salvata, una prestazione sanitaria erogata in maniera qualitativa eccellente, che sia pubblico o che sia privato, l'importante è che il cittadino sia soddisfatto e anche dal punto di vista dei costi molto spesso si equivalgono questo tipo di aspetto e quindi non c'è né un risparmio né un maggiore costo. In questo momento, o meglio, da quando insomma si è anche insediato, si trova ad affrontare, non dico quotidianamente, ma quasi anche degli scontri con gli amministratori di alcune città del territorio salernitano. Parlo della presenza, quindi apertura o chiusura o comunque della vita di alcuni plessi ospedalieri. Sì, allora, premesso che la vita dei plessi ospedalieri non la decido io, o meglio, io attuo quella che è la programmazione nazionale regionale che mi ha affidato un mandato, quello di attuarla, di porla in essere nell'ambito dell'azienda sanitaria di cui io sono il direttore generale, il diretto responsabile e quindi io pongo in essere questa programmazione. Ovviamente capisco le esigenze del singolo sindaco, del comune grande o piccolo che sia, che ha un'esigenza di tipo politico, elettorale e di cercare di tutelare il proprio territorio. Però se noi andassimo a governare un'azienda complessa e articolata come la nostra, semplicemente sentendo gli umori del comune, grande o piccolo che sia, faremmo un cattivo servizio appunto a tutti i cittadini. Quindi è nell'ambito della programmazione che i soggetti politici, se hanno un peso specifico significativo, possono e devono intervenire, ma una volta che la programmazione è attuata, bisogna, come dire, portarla in essere. Quindi è inutile fare proteste, articoli, richieste di associazione, convocazioni, perché ciò che è scritto e quindi bisogna attuare. Se hanno la forza politica di far modificare questa programmazione, io sarò ben felice di aprire altri ospedali, di poter aprire altri ambulatori, di poter coinvolgere tutti i soggetti territoriali per dare delle risposte sanitarie. Quello che deve essere certo però ai cittadini è che comunque il sistema sanitario attualmente attivo comunque dà delle risposte perché oggi chiunque ha una patologia grave o meno grave che sia comunque trova una risposta sanitaria. Anzi, noi abbiamo avuto, come dire, dimostrazioni concrete che soggetti anche provenienti al di fuori della regione, ma posso dire anche al di fuori della nazione italiana, vengono qui presso la nostra struttura sanitaria e ricevono le prestazioni, mentre invece i nostri cittadini per ricevere le prestazioni devono pagare in anticipo
per riceverle. Questo deve far riflettere tutti quanti noi, che siamo molto spesso abituati a lamentarci di quello che abbiamo, però non ci rendiamo conto che siamo comunque dei privilegiati, perché oggi basta chiamare il 118 e ti arriva l'ambulanza sotto casa che ti risolve nella stragrande maggioranza dei casi il problema. Direttore, ci sono i cittadini, magari quelli dell'area scafatese o della costiera amalfitana, che appunto hanno questa preoccupazione. Quando si chiude un pronto soccorso, la prima assistenza, il primo intervento di emergenza urgenza gli viene come se gli venisse sostanzialmente sottratto. Ma non è così, perché innanzitutto la rete dell'emergenza funziona, come dicevo prima, il 118 è operativo con diverse ambulanze dislocate su tutto il territorio, quindi con degli standard di tempo di raggiungimento del paziente, di trasporto presso il presidio più vicino, che sono definiti appunto da standard nazionali e che nella stragrande maggioranza dei casi vengono rispettati. Io credo che la cosa importante molto spesso non è avere l'ospedale sotto casa, ma rivolgersi all'ospedale più attrezzato per quella patologia che ci dia una risposta di qualità. Io credo che rivolgersi presso un piccolo ospedale che magari non ha la risonanza magnetica oppure ha una radiologia di vecchia generazione, piuttosto che magari una struttura che non abbia tutte le specialità per risolvergli il problema, non sia un elemento favorevole rispetto a uno che si rivolge verso un presidio che ha tutte le specialità e ha le maggiori tecnologie. Quindi, siccome non tutte le realtà territoriali possono avere queste specialità, perché così è previsto appunto dalla legge, io credo che è importante far funzionare la rete e quindi fare in modo che il paziente arrivi presso l'ospedale più opportuno, più adeguato per la sua patologia. Per chiudere, ci sono anche gli operatori sanitari che a volte lamentano, come può succedere nel caso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, al pronto soccorso in alcune situazioni ci si ingolfa praticamente. Ma guardi, il problema dei pronti soccorsi che si ingolfano è chiaramente un problema da guardare sotto due aspetti. Molto spesso l'accesso al pronto soccorso, che è la porta d'ingresso all'ospedale, vede la presenza di cittadini che in realtà non dovrebbero stare lì. Sappiamo tutti che i codici verdi e i codici bianchi, sui quali paradossalmente c'è fra virgolette una sanzione, quando un cittadino si rivolge a pronto soccorso e viene classificato come codice verde o codice bianco, deve pagare un ticket, perché è un tipo di prestazione inappropriata per quel tipo di attività. E molto spesso l'intasamento e coloro che attendono per ore è perché sono stati classificati così. Quindi purtroppo il cittadino, quando legge sul biglietto di accettazione che è un codice verde, deve prepararsi che se deve ricevere la prestazione purtroppo deve attendere delle ore, perché ci sono nel frattempo le prestazioni più delicate, i codici gialli, i codici rossi, che hanno una priorità. Quindi se io arrivo la mattina un codice verde e poi iniziano ad arrivare 4, 5, 6, 7 codici rossi o gialli, io dovrò attendere che queste prestazioni vengano rese, perché sono le vere prestazioni per le quali è deputato il pronto soccorso, e quindi si creano queste file. Quindi sarebbe utile, quando si fanno appunto queste polemiche, dividere ciò che è codice verde e codice rosso o codice giallo, perché questi due, se e non avviene così, attendono per ore, sarebbe gravissimo, ma ripeto, non è così. Se il codice bianco e il verde attende per ore, purtroppo non deve trovarsi in quella situazione, ma è una questione anche culturale. È ovvio che noi dobbiamo dare una risposta anche a questi cittadini, e le strutture comunque le danno, però purtroppo ci sono dei tempi operativi da attendere.